Filosofia Lean applicata ai sistemi produttivi. Partiamo dalla definizione di filosofia TPS, la quale è un acronimo per Toyota Production System ed è emblematica di un sistema gestionale organizzativo che tende ad ottimizzare le risorse sia materiali che non, al fine di rendere un sistema il più efficiente ed efficace possibile. Tale filosofia si sviluppa negli anni 50 in Toyota grazie a Taichi Ono, che ne fu il precursore principale. Tale modus pensandi si pone in netta contrapposizione con il Fordismo, che invece pone la sua attenzione su un'esasperazione lungo la catena di montaggio a livello produttivo, laddove invece il Toyotismo tende più a incentrarsi sulle risorse, le quali vengono concepite come un discriminante competitivo e di conseguenza l'investimento è proprio volto a far sì che esse stesse possano essere inserite all'interno di un contesto stimolante che possa fare in modo che vi sia uno sviluppo delle loro abilità in modo tale che abbiano una crescita esperienziale e aziendale. Questa filosofia ha diversi pilastri importanti che vengono riassunti all'interno di quella che viene definita come l'in-house. Notiamo subito che il cuore pulsante di tale casa è la qualità, una qualità dei processi che deve essere resa tale affinché il cliente possa ricevere un certo livello di soddisfazione, il quale verrà misurato, ma la base di partenza è quella legata proprio alla gestione ottimizzata in modo tale che non vi siano quelli che nel gergo specifico vengono definiti come MUDA, ovvero degli sprechi, che possono essere sia temporali quanto materiali. Quelli materiali sono legati principalmente alle scorte. Onde evitare queste problematiche, ecco che avremo quindi un altro elemento fondamentale che è il just in time, ovvero una gestione che viene tirata da parte del cliente, ovvero si va a produrre sulla base di quanto richiesto. Ecco che quindi si avrà una linearizzazione del processo, il cosiddetto One Piece Flow, che consente di andare a produrre un singolo prodotto nell'ottica di evitare una sovrapproduzione. Tutto ciò deve essere fatto nel modo migliore possibile affinché la resa finale risulti essere perfetta per quanto richiesto da parte del cliente. Un altro elemento fondamentale è dato da una rosa di strumentazioni grazie alle quali la filosofia TPS è in grado di operare. Tra i più svariati vi sono i Jidoka, i Pokayoke, che non sono altro che delle segnaletiche che vengono attuate nel corso di un processo produttivo al fine di individuare uno standard che viene rispettato e qualora vi sia un discostamento rispetto allo stesso si interviene prontamente al fine di evitarlo. Ed infine si parla di Kaizen. Il Kaizen è un miglioramento continuo che all'interno del mondo TPS viene rappresentato dalla tartaruga, che si pone in contrapposizione a quella del coniglio, che è una figura invece tipica di tutti quegli ambienti che non si avvalgono di tale filosofia. Perché la tartaruga? La tartaruga perché permette un percorso continuo, privo di sbalzi, discontinui, e di conseguenza è un miglioramento che viene fatto sì lento, ma in maniera del tutto costante. La filosofia TPS può essere applicata qualsivoglia a sistema produttivo. Dico ciò perché le 5S, che sono un elemento basilare sempre della filosofia TPS, sono degli strumenti necessari per la stessa, presentano una voce estremamente fondamentale, che è la pulizia e l'igiene. Questo perché appunto la filosofia TPS può essere inserita in un settore sanitario in cui questa S risulta essere fondamentale, che è l'igiene e la pulizia, in relazione poi ad una gestione cosiddetta a vista che consente di avere degli spazi aperti e ordinati affinché non vi siano degli scostamenti rispetto agli standard. Filosofia TPS quindi nell'ambito sanitario permette di evitare un contesto caotico che comunque risulta essere un elemento caratteristico insomma dell'ambito ospedaliero. Questo perché, come si è visto anche nell'ultimo periodo, vi sono dei periodi appunto in cui vi sono degli ingressi in pronto soccorso più elevati rispetto ad una media stagionale e di conseguenza questo provoca caoticità e disordini che appunto devono essere eliminati per fare in modo che si vada a creare il valore percepito da parte del cliente paziente in questo caso. Di conseguenza una tecnica concepita da Taichi Ono è quella di cambiare il punto di osservazione, che consiste nel mettersi al di fuori dei propri processi produttivi per selezionare quelli che sono gli errori. Errori che si vedono all'interno del percorso che il paziente svolge all'interno di una realtà ospedaliera, che inizia con l'accettazione in pronto soccorso e termina con la sua dimissione, nel mentre si faranno tutte delle analisi diagnostiche volte all'individuazione del problema che lo interessa.
I benefici della LIN di conseguenza possono essere inseriti all'interno di questo contesto per imporre degli standard. È vero anche che però l'ambito ospedaliero tende a discostarsi rispetto agli standard perché la realtà della malattia è mutevole, di conseguenza è richiesta una forte capacità di adattamento e di flessibilità da parte del personale sanitario. Le persone di conseguenza devono essere gestite sia a livello di clienti e pazienti che a livello di personale sanitario, il quale dovrà essere informato per quanto concerne tutti i processi che riguardano il cliente, il quale dovrà essere preso in incarico in modo tale da evitarne un'indisposizione. I principi della LIN attuabili all'interno di questi contesti sono il valore, il flusso e lo spreco. Il valore per il paziente stesso concepito come eliminazione dei problemi che lo affliggono, il flusso che come ho detto prima è il one piece flow per cui viene passando il termine prodotto un pezzo alla volta, nel senso che viene preso in incarico un paziente alla volta, e lo spreco andando ad eliminare quelle attività che vanno a creare di per sé, non vanno a creare di per sé valore, quindi possono essere i ricolli di bottiglia, le code, i tempi di attesa, eccetera. I metodi rientrano sempre nelle persone, negli obiettivi ultimi che la realtà ospedaliera si pone, che è quello di alleviare le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto, e i processi che ha un sequenziamento che tende alla linearizzazione. Di conseguenza gli strumenti LIN che vengono adoperati in questi contesti sono tra i più disparati. Mi sono focalizzata principalmente su due e poi ne aggiungo un terzo che però risulta attuabile soltanto in certe circostanze. Il visual management è sicuramente quello più importante, che consente di avere una visione nonché una gestione a vista di tutti quanti i processi in modo tale che si abbia un'informazione a 360 gradi, e questo è fondamentale per gli operatori sanitari. Infine le Junka Box, che è una tecnica che porta a fare in modo che tutte le risorse siano impegnate alla realizzazione di un qualcosa, è un dosaggio in maniera adeguata delle risorse in modo tale che non vi sia del personale che non si trovi impegnato a fare qualcosa. Infine il Kanban è un cartellino di avviso, fondamentalmente viene da pensare al carrello delle emergenze in cui sono presenti gli strumenti che vengono adoperati in caso dell'avvento di una situazione emergenziale critica. Nel momento in cui questi stessi dovessero essere adoperati, allora attraverso il Kanban, che è appunto un cartellino, si segnala la mancanza e di conseguenza verrà reintegrata. Per riassumere quanto detto, di conseguenza la creazione del valore per il paziente si va a creare tramite la qualità delle cure, tramite la quantità di tempo che deve essere comunque abbastanza ridotta in relazione alla richiesta, ed infine un layout che è, come ho detto prima, il One Piece Flow. Infine, per concludere, innestare il Lean Thinking all'interno dell'ambito sanitario significa andare a delineare una soluzione efficiente che consente un'ottimizzazione delle risorse, degli spazi, degli ambienti tramite una lavorazione standard, evitando quindi scostamenti rispetto alla stessa, un visual management, i processi di verifica quotidiana che, come ho detto anche all'inizio, servono per verificare il livello qualitativo che si sta andando ad erogare, attività di formazione in relazione anche ai nuovi sviluppi tecnologici, e quindi ci sarà un personale che di conseguenza verrà formato, e infine la costanza e la determinazione che devono essere un denominatore comune per tutti quegli operatori che si trovano interessati all'interno di questo campo. Grazie per la vostra attenzione.